Voglio domande. Franco D'Alecci e la politica. Lei, Franco, è sempre in prima linea nel proporre di risolvere alcuni problemi urgenti della città. Certo, io quello che proporrei. Adesso ci sono le elezioni, le nuove elezioni, quindi a chi entrerà a comandare, governare il comune, che prenda mano alla situazione di Tempio, che Tempio ha necessità di persone che si impegnino per sistemare la città e dare sviluppo anche del lavoro, perché c'è crisi, molta crisi a Tempio. Quindi io penso che non devono pensare a loro, devono pensare ai cittadini. A suo avviso, quali sono i problemi più urgenti da risolvere? Eh beh, a Tempio se ne sono state sviluppate di cose con quelli che c'erano, che stavano comandando, ma io penso che adesso quelle che entreranno, Tempio ha bisogno di strade, ha bisogno di lavori, ci sono, e sistemare persone che hanno bisogno di lavorare, perché ci sono molto giovani che hanno bisogno di lavorare. Se dipendesse da lei, qual sarebbe il primo provvedimento? Che cosa farebbe immediatamente? Quale segnale darebbe la cittadinanza? Il primo segnale da fare è guardare, prendere in mano la situazione, perché non è che da oggi a domani uno può mettere a sistemare la città. Deve guardare le cose che ci sono necessaria da fare. Io in questo momento non è che sono preparato per dire quelle, le strade che sono tutte messe male, tutte piene di buche. A lei è stata proposta la candidatura, però abbiamo saputo che ha rifiutato. Sì, come sì. Mai? No, non sono all'altezza io di fare il politico. Per adesso no, quando andrò in pensione, fra 5 anni, magari per passatempo, però almeno se mi sarei messo alla candidatura, almeno per sistemare e pensare alla città, prima Tempio. Lei ha detto che non si sarebbe candidato perché così da 100 amici si ridurrebbero a 50 amici. Certamente, perché uno che prende, che entra in politica, c'ha il pro e il contro, perché non si possono accontentare 100 persone. Quindi io, siccome sono amico di tutti, mi piacerebbe rimanere come sono, fare il lavoro che sto facendo, mi trovo bene e c'è da dare una mano a qualche amico, io sono pronto, ma non è che io non sono per adesso all'altezza di mettermi in prima linea, anche se potrei trovare i voti, perché i voti ne trovo, quindi non voglio fare neanche e mettere il bastone fra le ruote a amici che ho qui.